Un convegno importante per confrontarsi con coloro che ogni giorno operano nel settore del turismo. Tanti i temi trattati durante l'incontro svoltosi lo scorso venerdì 23 giugno a Pesaro, dal legame strettissimo tra turismo e infrastrutture al problema della Bolkestein per i gestori delle spiagge. La Bolkestein incombe da tanti anni, siamo arrivati un po' alla fine di un percorso. Noi siamo a favore delle imprese, siamo accanto a queste imprese perché riteniamo che oggi esse rappresentano il valore del territorio e temiamo tutto quello che possa vedere o privilegiare un'impresa che non è collegata col territorio, che impoverisce non solo la filiera, ma che rischia di disinnescare un percorso virtuoso che abbiamo costruito, che hanno costruito in questi anni e che ha portato non solo le Marche, ma il sistema balneare italiano ad essere il primo al mondo. Stiamo facendo un grande lavoro sul sistema aeroportuale, che è sicuramente per noi il sistema più immediato per colmare quel gap che ci rende lontani da tutto e da tutti, nonostante siamo al centro dell'Italia. È una sfida non semplice, però mi sembra che con i voli di continuità, il cui bando è in essere, con il volo per Parigi, con i voli raddoppiati su Londra, con Bruxelles e tante altre località e mete che sono oggi garantite, insieme a quello che potrà essere lo sviluppo, soprattutto pensiamo a Berlino e a Francoforte, che speriamo che l'anno prossimo possano essere mete che si aggiungono a quelle attuali, si va piano piano a non solo portare fuori dal circuito nazionale e locale la nostra regione, ma si dà proprio la possibilità e l'opportunità ad ancora le Marche di diventare un hub importante. A proposito di promozione turistica, sguardo a Pesaro, capitale italiana della cultura 2024. Secondo il governatore della regione Marche, la città pesarese è pronta per ospitare un evento così importante. Pesaro è pronta per la capitale della cultura, Pesaro è una città bellissima che ha un potenziale enorme. Ora bisogna mettere Pesaro all'interno di un contesto marchigiano che, essendo l'unica regione in Italia che si declina a plurale, ha denotato negli anni sicuramente una complessità a ragionare in maniera aggregata e collettiva, e questo è un limite, perché poi andare ad aggredire i mercati, i circuiti internazionali soprattutto, ma anche quelli nazionali, da soli come piccole dimensioni, significa avere delle difficoltà anche proprio dimensionali. Assente il ministro Daniela Santanchè, la sua presenza era annunciata nell'ambito del dibattito. La Santanchè non era in sala e neppure in collegamento. Presenti le parlamentari Elena Leonardi, Lucia Albano e il consigliere regionale Nicola Baiocchi.